Golden Boys, protagonisti di un pomeriggio all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Sabato 7 febbraio i ragazzi con disabilità della Montemorcino hanno ospitato le calciatrici della Grifo Perugia per una sfida di calcio a 7 e soprattutto per ringraziare il Vespa Club Perugia, che per l'occasione ha consegnato alla presidente Stefano Bulletti una somma in beneficenza da destinare proprio al sostentamento dell'attività degli atleti speciali. La prima edizione del torneo Vespa Club, così è stato denominato l'evento, se l'è giudicata ai rigori la Grifo Perugia, dopo che nei tempi regolamentari il risultato si era fermato sul 4-4. Una partita vincente che ha visto la formazione femminile perugina schierare molte delle giocatrici più rappresentative: il capitano Romina Natalizzi, Corinna e Giulia Fiorucci, Lucia Bianchi, Carlotta Saravalle, Elisa Monsignori, Eleonora Mariotti e Danny Montero. Presente anche la presidente Valentina Roscini e il tecnico Belia, che per l'occasione si è rivista in campo ed ha realizzato persino una doppietta. Dall'altra parte spazio al talento dei vari Filippo, Luca, Giorgio, Francesco, Federico e Alessandro, coordinati dai tecnici Davide Alunni, Andrea Galteri, Riccardo e Alessandro Bulletti. Nutrita anche la rappresentanza del Vespa Club, con il presidente Franco Sonaglia, il segretario Lorenzo Melurini e il socio onorario Armando Serpolla, che hanno sfidato il freddo e si sono presentati a Montemorcino con i propri gioielli. Con loro, ma comodamente su quattro ruote, anche il resto del consiglio direttivo. Luciano Passerini, accompagnato dalla consorte, Luca Farfanelli, Stefano Migliarini, Massimiliano Schippa, Andrea Sonaglia e il socio Claudio Scarpanti. Durante la sfida calcistica, il presidente provinciale dell'Oxen di Perugia, Giuliano Baiocchi, ha consegnato un riconoscimento alla Vespa Club Perugia e alla Grifo Calcio Femminile. Al termine dell'incontro invece spazio ai premi appositamente predisposti dal presidente della Montemorcino Calcio Stefano Bulletti e alla consegna del contributo di beneficenza da parte del Vespa Club. Un momento emozionante e partecipato che ha fatto da cornice conclusiva ad un pomeriggio da ricordare per tutti e non solo per i Golden Boys.